Assessore, che cosa è emerso dall'incontro di questa mattina? Ma stamattina il sindaco di Fano mi ha chiesto di passare un attimo per fare il punto sulla torrente Arzilla e sul fiume Metauro, per quel che riguarda ovviamente i timori che si hanno solitamente, particolarmente dopo questa brutta situazione che si è creata nella zona dell'Anconetano e dell'Alto Pesarese. Abbiamo fatto un po' il punto dello stato sia dell'Arzilla che del Metauro, fiumi che da moltissimi anni non vengono ripuliti al loro interno dell'alveo. Ci saranno fondi a disposizione. Io ho chiesto al Comune di Fano e c'erano anche vari tecnici presenti di farci presente dal loro punto di vista quelle che sono le zone, diciamo così, che ritengono maggiormente preoccupanti. Le conosciamo già in buona parte come regione, però un ausilio del Comune ovviamente non guasta per essere ancora più precisi. Vediamo in quale modo si riuscirà a mettere in campo parte di queste cifre anche su questo territorio. Noi attualmente stiamo portando avanti come Regione Marche dei lavori alla foce dell'Arzilla di innalzamento dell'argine, zona Tano per capirci, al lato sinistro, e dovrebbero partire proprio in queste ore, in questi giorni, lavori per innalzare di un metro l'argine dell'Arzilla e rendere non più esondabile quella parte di territorio. Sul fiume Metauro c'è un appalto in corso per 450.000 euro che mette in sicurezza l'argine dalla foce fino al ponte dell'autostrada, l'argine diciamo sud, quello che dà su Tombaccia, anche se lì in queste ore la ditta non sta operando come avrebbe tra virgolette dovuto da appalto, perché rivendica una rivisitazione della cifra che secondo lei i lavori sono più complessi di quello che diciamo si aspettava. Ha partecipato a una gara d'appalto, se ha partecipato a una gara d'appalto io credo che dovremmo attenerci a quella cifra, però c'è in questo momento diciamo un fermo che stiamo seguendo e c'è una contrattazione. Se questa contrattazione rientra nell'alveo di una diciamo accettabilità, può essere che la stessa dieta viene messa in condizione, spero nel più breve tempo possibile, di partire con i lavori e di portare avanti questi lavori. Però quello che serve sia nell'Arzilla che nel Metauro, in tanti fiumi marchigiani, è una pulizia complessiva resa difficile dalle attuali leggi, resa difficile da una serie di norme che non consentono proprio di entrare nei fiumi, portare via legname, eccetera. Io sinceramente su questa legge voglio rimetterci le mani, ne parlavo proprio ieri col mio dirigente, e credo che porterò presto in Consiglio regionale una proposta che consenta con più facilità, diciamo, portare avanti quest'opera, nel pieno rispetto chiaramente anche dell'ambiente e della natura.